Consigliere Piccirillo, ho chiesto di intervenire, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ho presentato ordini del giorno ed emendamenti a questo PDL 222 che, nel rispetto di principi già enunciati dal PDL, vogliono sollecitare un intervento della politica regionale più mirato in tema di inclusione nell'ambito lavorativo e dell'istruzione. Esistono già realtà che ci dimostrano come i disabili sono perfettamente in grado di essere anche imprenditori, gestendo attività di ristorazione come trattorie, bar, ristoranti, locande. Penso ad esempio a Pizza Out, che tutti conosciamo, ma anche a Condivivere, progetti nati per volontà dei genitori, animati dal desiderio di dare il migliore futuro possibile ai propri figli, e sostenuti anche economicamente e in modo attivo da parte appunto di questi genitori, con l'obiettivo di avviare un vero e proprio laboratorio di inclusione sociale, oltre che un'attività commerciale. Perché l'inclusione può dirsi realizzata se davvero alle persone con disabilità è garantito anche il futuro. Attraverso questi progetti di questo tipo e anche dell'abitare in autonomia si migliora il benessere e la qualità di vita dei disabili e si aiuta la famiglia a vedere il proprio figlio inserito nella società e non emarginato. Se parliamo del dopo di noi e del durante di noi, non possiamo non sostenere e promuovere questi progetti. Nell'ambito dell'istruzione, chiedo che le politiche di welfare siano più efficaci nel promuovere la formazione degli insegnanti di sostegno, ma anche di quelli curricolari, sulle tematiche della disabilità, perché il bambino o ragazzo disabile è una risorsa all'interno della classe, al pari degli altri. E l'approccio della legge 104 credo debba essere recuperato, nel senso che il sostegno è sempre alla classe e non solo all'allievo con disabilità. In questo senso, allora, ripensiamo anche la nozione di disabilità, che non ha tempo, non ha caratteristiche stringenti. La disabilità può essere stabilizzata, ma anche progressiva. E restringendo il campo di applicazione della legge, si corre il rischio di dire che i bei principi e gli interventi di inclusione soprattutto tagliano fuori alcune categorie che pur hanno una disabilità. La disabilità è la perdita della capacità di compiere un'attività secondo i parametri considerati normali per un essere umano, a prescindere dall'età e a prescindere dalla specificità. Ce lo ricordano le famiglie, che infatti abbiamo il dovere di ascoltare, che hanno il diritto di interloquire con la Regione, come le associazioni e altre realtà del privato sociale, anche per valutare l'efficacia del progetto individuale che deve essere, come ho precisato negli emendamenti che ho presentato, un case manager, come dice l'articolo 14 della legge 328 del 2000, che vogliamo attuare con questo PDL. Infine, sempre per riempire il contenuto di contenuto i principi di autonomia e indipendenza che la legge proclama, penso si debba fare più accoglimento al positivo, in positivo, nel senso che c'è anche in altre esperienze in questo senso anche di successo, come i carrelli della spesa per le persone con disabilità, per aiutarle nel disbrigo di un'autonomia di incombenza necessaria anche quotidiana. Il trasporto gratuito verso strutture di cura e riabilitative, perché come scritto anche in sentenze recentissime, è una prestazione assistenziale a supporto di una prestazione più strettamente sanitaria. Prendere in carico un disabile significa anche consentirgli di raggiungere le sedi di cura. Per tutto questo spero vivamente che gli ordini del giorno e gli emendamenti che ho presentato verranno accolti. Grazie. Grazie consigliere Piccirillo. La presidente Mazzara ha chiesto di intervenire, ne ha facoltà. Sì, grazie presidente.